Diceva che il CLT cura quattro settori. Ecco, oggi abbiamo presentato una parte importante di quello culturale. Una parte veramente importante. Il settore culturale da anni è uno dei pilastri del circolo lavoratori Terni. Qui in questa biblioteca o nell'area di via Muratori sono transitati artisti di fama internazionale e nazionale. Il jazz, prima di diventare Umbria Jazz, ha visto protagonisti venire qui proprio in via Muratori. Cabaret, i Giancattini, Gabber, sono passati per via Muratori. Noi negli anni passati abbiamo realizzato sempre eventi, ogni anno, nel settore culturale. Abbiamo fatto spettacoli di teatro, poesia, proiezioni. Adesso abbiamo voluto compiere un grande sforzo, ci sembrava il momento giusto e quando l'abbiamo proposto alla nostra azienda, la CE Speciali Terni, ancora una volta non ha fatto mancare il suo contributo e il suo sostegno. Abbiamo messo a sistema tutte le risorse, tutte le energie, tutte le competenze e quello che è venuto fuori è un cartellone, ad oggi già definito sino a dicembre e che caratterizzerà per i prossimi mesi una serie di eventi che sono sicuri non potranno che toccare quella che è la sensibilità, la passione, l'intelligenza di tutta la città. Ecco, non solo Menciotti, non solo Sagripanti, non solo Mulas, perché avete deciso di fare questa serie di iniziative? Perché? Perché dopo 91 anni il circolo è sulla bocca di tutti per le attività sportive. Siamo la polisportiva più grande della regione, 1200 atleti. Siamo anche la realtà associativa più grande della regione, 10.000 soci. Però noi sappiamo quanto sia importante per la città e per le nuove generazioni la cultura in tutte le sue sfaccettature, a partire da eventi che possono essere ludici, conviviali, serate di bella musica organizzata all'aperto, a spettacoli teatrali, a poesia dialettale, a incontri con artisti. Per questo noi abbiamo voluto dare nuova energia a quello che è un settore fondamentale. Il settore culturale, come lo è da 90 anni, tornerà ad essere protagonista in via Muratori. Ecco, in qualche modo partecipate anche alle iniziative di Terni On, già dal 28 e 29, no? Terni On è un programma che le notti bianche della nostra città che per due giorni riempie la città di Terni. Noi abbiamo voluto dare il nostro contributo, lo anticipiamo con un concerto che sono sicuro riempirà il parco di via Muratori, probabilmente dovremo a un certo punto interrompere l'accesso. Gli Adica Pongo venerdì 28 alle 21.30 faranno ballare al ritmo di grande musica chiunque sarà presente. Celebreremo come si merita Lucio Battisti con la Tribute Band che da 25 anni a Roma è protagonista con le musiche e le parole del più grande cantatore italiano. Un'altra cosa che va sottolineata è che tutti gli eventi sono gratuiti. Non tutti. I più importanti nel termine di impegno economico, il CLT si è fatto carico di sostenere questo costo e parlo quindi anche delle prime due serate. Su tutti gli altri eventi teniamo presente che è un cartellone che va avanti fino ad oggi, l'abbiamo già programmato fino a dicembre, ci saranno anche degli eventi anche perché i posti devono essere per forza di cosa limitati per limitati spazi, verrà richiesto un contributo preferendo sempre i soci che paghi del CLT che pagheranno un importo ridotto, ma sempre un contributo minimo rispetto a quello che è l'impegno che sosterremo per questi grandi eventi. Grazie.